Salve a tutti e bentornati su Cineserie. Oggi proseguiamo quello che è il percorso attraverso la filmografia di Quentin Tarantino. Oggi parliamo di un film che io ho amato e amo alla follia, Pulp Fiction. Ora, Pulp Fiction è il film con cui io ho conosciuto Tarantino. È un film eccezionale sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista della scrittura, quindi della sceneggiatura, che se la memoria non mi inganna gli valse un Oscar, della recitazione. Abbiamo dei personaggi e degli attori che sono semplicemente strepitosi, ci sono una serie di scene diventate cult infinita. È un filmone che chi non ha visto deve correre a recuperare immediatamente. Ma andiamo a noi. L'impatto con questo film è particolare, soprattutto per chi non ha mai visto i film di Tarantino, perché il concetto di favola e intreccio in questo caso diventa pienamente evidente e deflagrante, perché l'intreccio è ingarbugliatissimo, sovrappone piani temporali con grande libertà, quindi noi ci troviamo magari a rincontrare un personaggio che è stato precedentemente ucciso durante lo sviluppo della storia, però in un flashback lo ritroviamo in vita mentre compie le altre azioni, scopriamo degli elementi nuovi, alcuni elementi rimangono anche nel vago, ci creano questa sorta di mistero. Per esempio c'è Marcellus, che sarebbe il cattivo, il boss di colore che ingaggia, e quindi questi ha a suo servizio questi due sicari, John Travolta e Samuel Lee Jackson, che compiono poi tutta una serie di azioni all'interno del film. Ci sono una serie di sottotrame che poi si intrecciano in modo più o meno evidente. Allora, abbiamo quella che forse rappresentano i personaggi più iconici, che sono proprio John Travolta e Samuel Lee Jackson. Perché parlo di due personaggi iconici? Perché vestiti di tutto punto rappresentano due killer, due assassini. Ma l'abilità di Tarantino qual è? Che al di là delle scene che li coinvolgono in azioni, il grosso della loro presenza scenica passa attraverso il dialogo. Parlano, e parlano anche di cose banali. È stato in Europa, Vincent Vega, il personaggio interpretato da John Travolta, e John Travolta racconta quindi la differenza fra il Burger King di lì e quello americano, il fatto che lì si possa ordinare una birra, il diverso sistema di misurazione anche quindi delle bevande. E tutto sembra, come al solito nel film di Tarantino, perfetto nella capacità di rapirci. Noi rimaniamo incantati ad ascoltare questi due che parlano sostanzialmente di cavolate, fino al momento in cui c'è l'inversione di tendenza della narrazione, abbiamo poi l'impatto con la dura realtà, il fatto che sono dei killer, stanno andando lì per fare cose da killer, ma sembra quasi che impersonino una parte. A un certo punto loro lo dicono: entriamo nel personaggio, perché il personaggio vuole che debbano essere dei duri, che non debbano presentarsi nel loro aspetto più umano. C'è una personaggio femminile di Uma Thurman che è grandioso, che sarebbe quindi la donna del capo, e Vincent Vega deve portarla fuori una sera, ma è un personaggio chiacchierato questa ragazza, perché pare che metta nei guai le persone che interagiscano con lei, perché poi il gran capo è geloso e quindi ha delle reazioni non propriamente misurate quando si tratta
di lei. Poi abbiamo un'altra storia, che è quella di Bruce Willis, meraviglioso in questo film Bruce Willis, un pugile che non vuole andare a tappeto perché nell'occasione della sua vita, che magari non gli darà una svolta a livello di successo, di fama, ma sarà una soddisfazione personale che lo riscatterà da una condizione comunque per certi versi marginale nel mondo dello sport, lo vede dover scegliere fra guadagnare tanto e accontentare il malavitoso di turno, oppure fare la scelta più difficile, seguire quello che è il proprio orgoglio. Ed è bellissimo, lì c'è un discorso fatto da Marcello Wallace che è meraviglioso, quando dice: se pensi che il tuo culo invecchierà come il vino, migliorerà con gli anni, ti stai sbagliando. Non è così, più passerà il tempo, più perderai i colpi, quindi prendi il treno che sta passando e che io ti sto offrendo. E anche questa sottotrama è bellissima, c'è una comparsata in una piccola scena anche di Christopher Walken. E poi c'è una scena che in un certo senso unisce un po' alcune di queste trame di cui ho parlato, di queste sottotrame, quella di Zed, che non vi anticipo, è una scena molto forte a livello visivo, di quella violenza tarantiniana che è portata all'esasperazione e quindi per certi versi si snatura, diventa grottesca, fumettistica, quindi sì, colpisce a livello immaginifico, però non ci dà quel disturbo forte che darebbe se fosse contestualizzata in modo diverso. Questo lavoro di Tarantino, tra l'altro, ha rilanciato John Travolta, che era caduto, diciamo, in disgrazia dopo grandi successi cinematografici. C'è anche un richiamo al ballo, quindi alla Febbre del sabato sera per certi versi, un ballo fra il personaggio di Mia Wallace e Vincent Vega, e anche quello è molto bello, molto divertente. Poi c'è una cornice di cui non ho accennato, che riguarda una rapina in un ristorante. E bello, bello, mi pare sia Phil Roth, comunque il protagonista di questa rapina, che fa da cornice, da macro contenitore in cui sono inserite tutte le storie, in cui poi per certi versi ci sono delle interazioni fra i personaggi. Un lavoro è unico nel suo genere, perché è costruito come un orologio svizzero, tutto funziona alla perfezione, tutti i personaggi sono credibili, nonostante l'esasperazione dei toni di cui abbiamo già detto. Anche a livello di fotografia è bello, molto bello e accattivante. È un film da vedere. E quello che io preferisco di Quentin Tarantino è quello che ho amato e amo di più. Sono film tutti di grande pregio, poi qualcuno può piacere di più, qualcuno può piacere di meno, qualcuno magari non è proprio riuscito perfettamente nei film di Tarantino, ma questo film è perfetto. Vi rimando alla visione se non l'avete visto, e anche magari è il caso di rivederlo nel caso in cui sia passato molto tempo dall'ultima visione, e ci vediamo presto per una nuova recensione. Ciao a tutti.